Siete tutti invitati a gioire delle appassionanti avventure di Ariel, la deliziosa sirena che osò innamorarsi di un principe umano. È un umano, tu sei una sirena! Ella rischierà la propria vita, lotterà contro il malefico potere della strega del mare per realizzare il proprio sogno. La sirenetta presenta uno stuolo di nuovi divertenti personaggi che cantano e ballano al suono di musiche e canzoni deliziose, vincitrici del prestigioso premio Oscar. Un film ricco di magia, di suoni, di colori, nel fantastico regno sottomarino che vi farà volare sulle ali della più eccitante fantasia. La sirenetta, un film della Walt Disney Pictures. Grazie e fortuna a vivere insieme in fondo al mare. E la favola continua con Perlana e le sue fantastiche sorprese. Passaparola. Oggi è un bel giorno per morire. Tracciato piatto. Ancora 30 secondi. Ricordi qualche emozione o sensazione particolare? No, ma c'è qualcosa laggiù. Non abbiamo più tempo. 300, pronti. Niente. Vai, prova di nuovo. Pronti. Niente, non sento niente. Forza Nelson, respira. Lo abbiamo perso. No! Bentornato, amico. Voglio essere la prossima. 2 minuti. 2 e 10. C'è stato qualcosa di negativo nelle tue esperienze. Questo è troppo strano. Abbiamo sperimentato la morte. Le nostre colpe si sono materializzate e sono incazzate. Non è un'allucinazione, non è possibile. Oh mio Dio. Tu ci hai nascosto delle informazioni, ci hai ingannato. Avreste rinunciato. Almeno avremmo avuto una scelta. Tu non sei reale. Andiamo, sono i tuoi peccati, devi conviverci. Io lo faccio. No! Nelson, aspetta. Credevo di aver sofferto abbastanza. Grazie per quest'incubo. No! Forza, Joe! Passaggio cardiaco! 1001! 1002! Fermati! Aiuto! Linea mortale. Ci sono limiti che non dovrebbero essere oltrepassati. Passato. Sì. La maggior parte dei miei colleghi avrebbe abbandonato un caso come il tuo. Tutti i tuoi discorsi sui mostri e Midian erano sogni e basta. Midian non esiste, i mostri non esistono. Ma l'omicidio sì, Aaron. Dov'è esattamente la città di Midian? Non è nessuna città, è solo un cimitero. Ma se ti taglio la gola. Voglio unirmi a voi. Non sei una di noi, sei carne per la bestia. Mi dica il nome di quella città. Posto chiamato Midian. A Midian non esiste la morte. Sta dicendo che è morto. Ma non è un morto che se ne sta sdraiato come tutti i morti. È un morto che passeggia tranquillamente su e giù nella mia cella. Dovrai ricostruire ciò che tu hai distrutto. Non sei più Aaron Boone, tu sei Cabal. Vai da solo con le valigie? Sì, sì, grazie. Vai al portabagagli, te l'apro io dall'interno, elettronicamente. Per 20 anni Clark Kellogg non si era mai mosso dal Vermont. E gli ci vollero solo 20 minuti a New York. Fermate quella macchina! Per perdere tutto quello che aveva. Ma la ruota della fortuna sta per girare. Voglio i miei soldi e la mia roba. Ti trovo un lavoro. Ho un'occasione incredibile per le mani. Clark Kellogg sta per ricevere un'offerta. Oh mio Dio. Questo è mio zio, Carmine Sabatini. Lo sai che lei somiglia Clark, tanto a... Clark, sì. Un'offerta che non potrà assolutamente rifiutare. Voglio che accetti questo lavoro che è illegale per $1000 alla settimana. Oh, non vedo come potrei dire di no. Voglio sentire sì. Sì. Prima conobbe la figlia del boss. Mio padre dice che Clark è uno studente da tutti i 10. Sì, e se la cava bene. Da tutti i 10 è questo che dice lui. Sì, anzi, okay. Tutti i 10 è lode. Okay. Adesso Clark ha un nome nuovo. Rodolfo Lasparre. E una nuova famiglia. Dio ti benedica, figlio. Che non può deludere.
Ecco perché so che mi sarai fedele, come un vero figlio. Oh, non lo so. Ma come, non vuoi sposarmi? Io non voglio sposare nessuno, voglio lasciare il lavoro. Vuoi ferire i miei sentimenti? Marlon Brando. Non è Frank Sinatra. Matthew Broderick. Ma dove sono capitato? Il boss e la matricola. Che paura, che paura! Buon Natale! Buon Natale una sega! E che tu ci fai, Sam Morris? Ecco, mio amore! Allora facciamo così. Tu resti con i tuoi cani e io vado a cena con il primo che capita. Buonasera, sono Arturo Zampin, il primo che capita. Adempius, e levate dai palle, por favor. Porca miseria, un romano! Ti succhio la coda! Ma lei per caso ha fatto qualche puntata di Quark? Dica la verità, la puntata sui fossili. Ah sì, anche a te, insaziabile bestiaccia. Che dolore! Che dolore prodigiaco! La figata dei grigioni! Sarà l'effetto serra, ma non si sa più come vestirsi.